Pazza sta televisione. Guarda, fai finita di mangiarti tutti i biscotti miei? E sotteso. Eppure io. Ma perché ci avrà detto che ci vuole parlare insieme? Che succede? Enzo, oh, magari ci vuol dire che sei fidanzata. Che dici? E se invece volesse fare testamento? Queste cose non si dicono manco per scherzo. Però ti agiti, eh? Cioè? E beh, visto che non sei tu il primogenito, il trattamento per te sarà leggermente diverso. Dimmi una cosa, chi è che ha sempre cacciato i soldi quando mamma era in difficoltà? Ah, certo, tu puoi soltanto parlare di soldi perché quanto all'affetto... L'affetto che c'hai da dire? Sono sempre stato io il più affettuoso nei confronti di mamma, questo lo sanno tutti e soprattutto lo sa lei. Ah, oh, gli hai sempre rubato i soldi da borsetta. Un gesto d'affetto per non darle preoccupazioni. Ma che sta a dire? Prendevo quello che mi serviva senza darle ulteriori preoccupazioni. Tu rubavi dalla borsetta di mamma tua, di mamma mia. E questo lei lo sa benissimo. Ah, certo, hai sempre fatto la spia. Sei sempre stato geloso di me, tu. Io geloso? Tu eri geloso? Guarda che papà mi ha raccontato che mi levavi il latte dal biberon. Questo mi ha raccontato. Per accertarmi che non fosse troppo bollente, ingrato. Ah, sì, mentre tu t'accertavi io morivo di fame. Non t'annava giù che non eri più il cocco di mamma, eh? Oh, guarda che io sono sempre rimasto il cocco di mamma, cocco. Mamma, rispondi un po'. De che? Senti, va portati i cornetti. Oh, io non li voglio sentire sti discorsi, eh. Fa un po' andate in pensione tutte e due, prima lui poté, e ancora state a chiedere se siete i cocchi di mamma. E andiamo, so. E poi, che vuol dire? Ognuno di voi ha i suoi pregi e i suoi difetti. Per esempio? Per esempio... ecco, Enzo è sempre stato più affettuoso. Quanto te voglio bene, mamma. Ah, quindi che vuol dire? Che io sono una bestia? Oh no, cochetto, no. Tu sei sempre stato più generoso. Più generoso? Ma se mi conta pure i biscotti che mi mangi. E tonnellate dei biscotti che te mangia. Ma questo viene due giorni su tre a far colazione qua. Sembra che ne ha mangiato da una settimana. Poi potremmo anche parlare dei caffè che scrocchi, eh? Allora, tanto che lo vuoi sapere, il tuo caffè fa schifo, chiaro? Fa schifo? Allora, sì. Domani vallo a scroccare da un'altra parte, parassita. Egoista. Tu sei sempre stato un egoista. Ci aveva ragione papà che l'ha sempre detto. Egoista. Sì, allora già che ci siamo, sai papà di te che diciamo tu. Basta! Oh! Ma che siete impazziti tutti e due? Fatela finita. Mamma mia, oh. Ero venuta qua per parlare di una cosa, ma se non ve ne frega niente, è niente. Come ce ne frega niente, mamma mia? È certo che ci frega di una cosa tua. Ma il genito sta qua. Ne frega? Sì. Dunque. Io sono vecchia e a certe cose bisogna pensarci perché non ho più la forza di una volta. Ma oh, tu sei la più forte. Sei la più bella. Sì, sì, grazie, grazie, però non è così, io continuo a seguire delle cose che un giorno saranno vostre. Sì, anzi un giorno, anzi presto, presto saranno vostre. Anzi, sono già vostre. Per esempio, la casa di Roma. Oh, mamma, ma che stai? Ma tu queste cose ne devi dire neanche per scherzo. No, io le dico. La casa di Roma, che è già vostra, c'ha bisogno di essere messa un po' a posto, non sono imbiancata, l'impianto idraulico, l'impianto elettrico, i bagni, ecco. Allora chi è che dei voi due fa un piacere a mamma e mi va a seguire i lavori per una settimana a Roma? No, io di ristrutturazione non ci capisco niente. Ah, ma io c'ho un autoleggio, mica un cantiere. Sì, però in queste situazioni tu sei quello che risolve, sei il più generoso, l'ha detto lei, no? E tu sei il più affettuosa, ha detto lei, no? Oh! Magari cominciamo da capo? Allora sapete che nuova c'è? Voi, a Roma, per una settimana, ci andate tutte e due a seguire i lavori. Ma te potevi sta zitto? Cioè, gli ha dovuto rispondere ancora per forza. Lo sai com'è fatta, mamma? Mo' per colpa tua vanno a fare sti lavori. Ma per colpa mia? Per fortuna che eri tu quello generoso. Oh, senti, cocco di mamma. Oh, l'hai sentita quello che ha detto? È stata molto chiara, no? Ha detto, non solo dovete andare a Roma, ma i lavori non è che li seguite, li dovete fare voi due personalmente se volete riconquistare l'affetto di mamma vostra. Allora, sabato mattina ti passa a prendere, andiamo a Roma, intanto cominciamo a vedere che c'è stato da fare. Chi volevo dare sto dolore a mamma? E com'è che ti è presa tutta sta voglia adesso? Cioè, ma lo so perché. Perché? Che si è pensato? Che ridi? Dai, che ridi? Di, parla! Stai a pensare all'eredità. Io veramente, esci da sta casa, veramente, non te posso più vedere. Ma te sei sempre stato geloso di me. Ancora con questa storia, allora te lo dico una volta per tutte. Papà, di te, lo sai che diceva quando stavi a pensione? Che diceva? Vabbè, mo sono troppo signore, guarda, lasciami perdere, non te voglio proprio. Te ricordi, papà, quando te fa comodo?